Oggi faremo la galette bretonne e lo faremo in francese. Sto scherzando, non è vero? La galette bretonne è un piatto tipico della tradizione francese ed oggi lo faremo insieme. È facilissima ed anche senza glutine. Per fare la pastella della galette ci serviranno farina di grano saraceno, acqua e un pizzico di sale. Si può farcire con gli ingredienti più vari, noi la faremo a modo mio, con rucola, burrata, cipolle caramellate e nespole grigliate. Io ho scelto le nespole perché sono di stagione, rendono molto bene grigliate, rimangono croccantine e danno contrasto al piatto con la piccantezza della rucola e poi ci faremo queste belle cipolle caramellate, un po' dolci, un po' pungenti, che vedrete ci staranno benissimo. Iniziamo preparandoci la pastella per la galette, che dovrà riposare in frigo per almeno 3 ore, se tutta la notte è meglio. Inseriamo in ciotola la farina di grano saraceno, acqua inizialmente un po' e poi a filo man mano che frulliamo e un pizzico di sale. Frulliamo affinché non ci siano grumi. Quando ci sembra tutto ben amalgamato mettiamo in frigo. Vedrete che dopo 3 ore il composto inizierà a essere un po' golloso. Quello è il segno che è pronta. Ora copriamo con la pellicola e andiamo in frigo. Forse non tutti sanno che il grano saraceno, i celiaci lo sanno di sicuro, nonostante il nome possa ingannare, non è un cereale, bensì il frutto di una pianta erbacea della famiglia delle poligonacee. Quindi è perfetto anche per una dieta senza glutine. Tra l'altro è ricco di ferro, fosforo e magnesio, quindi preparatevi a realizzare galette bretonne e pizzoccheri come se piovessero. Ora ci facciamo le nostre cipolle caramellate. Ci serviranno olio, sale, zucchero, aceto di vino bianco, se ce li avete, degli occhiali. Pizzico di sale, zucchero semolato e infine aceto di vino bianco. Fiamma bassa, facciamo ammorbidire e caramellare lentamente. Mentre loro vanno, iniziamo a grigliare le nespole. Si ammorbidiscono un po', ma mantengono comunque la loro croccantezza. Giriamo le cipolle, non ce le dimentichiamo sul fuoco. Se non volete grigliare le nespole, sentitevi liberi, potete metterle comunque a crudo, però magari fatele un po' più sottili, così sono più piacevoli poi sotto i denti. Le nespole le abbiamo grigliate, adesso le condiamo con un filo d'olio, pizzico di sale e maggiorana fresca. Va bene anche il timo, va bene qualsiasi aroma vogliate darle. Padella ben calda e antiaderente, mi raccomando, andiamo a fare la nostra galette. Versiamo tutto il composto dentro la padella. Quando vedrete che tutta la superficie si sarà asciugata, i bordi inizieranno a staccarsi da soli e saranno belli dorati, vuol dire che è pronta per essere impiattata e farcita. Ok, vedete che ora si stacca bene dai bordi, impiattiamo. Adesso, ultimo passaggio, chiudere le estremità per ricreare la loro forma iconica, classica. Ora ditemi se non è venuta troppo carina. Guardate i colori, cioè, fanno contrasto, per me è stupenda. Tra l'altro è un piatto unico, leggero ma bilanciato e soprattutto sfizioso. Quindi replicatela, mi raccomando. Ora però assaggiamo. Alla vostra. Mi riporta dritta dritta a quel viaggio a Parigi, bellissimo. Quante galette mi sono magnata, però con un tocco tutto mio. Questa cipolla caramellata è la fine del mondo, io ve lo dico. Provatela, mi raccomando. Però mi sono mangiata una galette con il glutine per sbaglio, sono stata malissimo in quella vacanza.